Eccoci qua, bentrovati con il nostro amico erborista Claudio Tardelli. Ciao Claudio! Ciao, buongiorno! Senti, oggi ci parli di una cosa che si trova dappertutto. Sì. Io la schiaccio e la mangio, ma lui vi spiega approfonditamente, realmente, come la possiamo oggi usare. Oggi parliamo del nocciolo. Oh, allora, facciamolo nocciolo. Vedere, dai, facciamo vedere la nostra... Ecco, il nocciolo, questo lo conoscete tutti. La nocciolina, eccola qua, eh? La nocciolina. Che io semplicemente schiaccio e mangio, però lui ci dice come fare a utilizzarlo al meglio. Al di là dell'utilizzo delle nocciole che tutti conosciamo, il nocciolo è una pianta con proprietà interessanti in varie parti della pianta. Mm-hmm. Cioè, nel nocciolo si usano la corteccia, ecco, le foglie, le gemme e anche gli amenti, cioè i fiori praticamente. Mm. Allora, la corteccia ha proprietà interessanti perché è un ottimo cicatrizzante antiemorragico e in più ha anche la capacità di bloccare il flusso eccessivo intestinale. Cioè come la si utilizza? La... Diciamo che se ne fa un decotto. Ecco, in decotto. E si può utilizzare esternamente. Uh-huh. Su piaghe che tardano a cicatrizzare, ad esempio. Okay. Le foglie invece hanno un'interessante azione sull'aspetto circolatorio. Ma si usano sempre in decotto? Sì, in decotto o infusione prolungata, diciamo. Okay. E sono le foglie hanno un'azione appunto su problemi circolatori, stasi circolatorie agli arti inferiori delle gambe, con tendenza a gonfiori, edemi o fragilità capillare. Perché hanno un'azione proprio tonica sulle pareti dei vasi. È una pianta che ha un'azione paragonabile a quella della mameride, che è una pianta molto più nota e utilizzata. Come si chiama? Amamelide virginiana. Ecco. Spesso si tende a usare piante esotiche quando abbiamo a disposizione sotto casa delle piante altrettanto interessanti. Fa più chic usare piante esotiche? Certo. Può essere le foglie possono essere utilizzate validamente in situazioni di gonfiori alle gambe, pesantezza, mm-hmm. Varici, mm-hmm. ulcere varicose, per le emorroidi, mm-hmm. in tutte quelle situazioni in cui bisogna aiutare e tonificare la circolazione. Okay. Nel nocciolo si usano anche le gemme. Come si usano queste gemme? Delle gemme si fa il cosiddetto gemma derivato, che è un macerato in acqua, alcol e glicerina. Ma questa è una cosa complicata. Sì, è un prodotto che ovviamente dovete trovare, esatto, già pronto. Già pronto, certo. E questo prodotto è interessante perché rallenta o blocca la sclerosi del tessuto polmonare e epatico. Ah. Quindi è interessante in bronchiti croniche, enfisemi polmonari, oppure in quelle situazioni in cui c'è una alterazione del tessuto del fegato che porterebbe a conseguenze gravi tipo cirrosi, eccetera. Ecco. E quindi può essere interessante in questo tipo di situazioni. In più le gemme hanno un'azione anche antianemica. Il che cioè non è poco. Quindi eh? Foglie e corteccia sono antiemorragiche, mm-hmm. mentre le gemme sono antianemiche, quindi in caso di un sanguinamento emorroidaio continuato che può portare verso un'anemia, questa pianta ha un'azione completa, cioè. Ah. Può essere utilizzata sia per ridurre il sanguinamento e migliorare l'aspetto emorroidario, che per poi ripristinare una quantità di sangue adeguata. Il che non è poco. Se volete vi do la classica ricettina. No, noi siamo qui apposta per la ricettina settimanale, per la nostra tisana settimanale. Allora, in caso di insufficienza circolatoria nelle gambe con tendenza a edemi, a gonfiori praticamente da ritenzione idrica, varici, ulcere, varicose, facilità capillare, si può usare questa miscela. Nocciolo, foglie 25. Rusco radice 25, vite rossa 25 e achillea 25. In questo caso? In questo caso fare bollire
proprio un minuto o due, cioè mettere a freddo, portare a ebollizione, fare bollire uno o due minuti, lasciare riposare, filtrare e bere. Poi bere. Quante volte? Almeno due volte al giorno. Almeno due volte al giorno una tazza regolare? Una tazza, sì, una tazza... Un po' più grande di un bicchiere. Una tazza da caffè latte. Ecco, una tazza da caffè latte. Bene, allora, grazie mille. Grazie a voi. Alla prossima settimana. Ciao Claudio. Grazie per seguirci. Buona giornata.